cerchiamo, diciamo, di addentrarci veramente nelle parti che riguardano l'ideologia. Questi sono temi che vi sono in parte interrotti. Sono in parte già noti perché c'è una sovrapposizione di temi con quelli che vengono trattati in geotecnica. Anzi, e quindi in geotecnica però quei concetti sono presentati in modo un po' diverso e quindi poi voi dovreste fare un passaggio nell'interpretare. Per queste lezioni ho scelto questa massima di Marshall McLuhan, uno studioso dei media, non della TV, che dice che il mezzo è il messaggio, no? Non è tanto quello che dici, è lo strumento attraverso il quale lo dici che poi comunica a volte i messaggi. In questo caso, delle cose che cominciamo ad affrontare è particolarmente vero perché il suolo, l'acqua, cioè l'acqua si muove nel suolo, il suolo ha una sua struttura particolare che determina il modo in cui l'acqua si muove attraverso di esso. Ed è per questo appunto che noi partiamo con andare a definire che cos'è il suolo. Beh, il suolo è l'insieme di particelle materiali, di sostanza organica, di aria, di gas, di soluti, che si trova nella parte superficiale della Terra. È un corpo vivente, scritto qua, nel senso che, come vedete anche rappresentato da questa figura, vi sono una serie di microrganismi, sia di natura vegetale che animale, che ne alterano la struttura. Il suolo, essendo una parte importante da dove viene formata la vita, è un elemento dinamico, certamente non rinnovabile. Quando viene tirato via, dopo per ricostruire anche la possibilità di far crescere le piante, per esempio su una parte di suolo, si impiegano moltissimi anni. Quindi è una risorsa naturale non rinnovabile. In generale c'è una microfauna all'interno del suolo. Questa microfauna, che qui vedete rappresentata in varie forme, è anch'essa rilevante da tanti punti di vista del ciclo idrologico e delle valanghe. Di questo però si sa pochissimo. È proprio materia degli studi di questi anni cominciare a valutare qual è il ruolo della parte biologica anche nella formazione di quelli che sono i flussi idrologici che poi andiamo a considerare. Nella trattazione che io ne farò, questa parte biologica sarà in qualche modo assente, se vogliamo, però voi, è importante che voi, almeno nell'inquadramento generale del problema, sappiate che un ruolo rilevante ce l'ha. Poi vediamo anche da un punto di vista quantitativo come questo può essere. Normalmente se si pensa al suolo si pensa a una struttura di questo tipo e alcune parole le dovete imparare. Intanto dovete imparare la parola che si chiama substrato o bedrock in inglese. È il substrato generalmente roccioso sul quale il suolo si forma. Il suolo si forma per disgregazione di queste particelle e gli agenti disgreganti sono sia di natura fisica, per esempio la presenza di acqua congelata o cose di questo tipo, sia biologici, la presenza di piante, tipicamente la presenza di animali che avete visto, sia naturalmente chimici, cioè di reazioni chimiche che avvengono tra le varie sostanze che appartengono al suolo. Quindi c'è il substrato che è formato normalmente da un certo tipo di materiale parentale, che quindi ha certe caratteristiche dal punto di vista mineralogico, e via via si forma il suolo. Qui vedete, rappresentato un versante, non è un caso, qui il suolo in qualche modo si forma e poi viene dilavato.
in parte viene un po', se voi invece andaste ad osservare il suolo in un'altra sezione, per esempio, non so, nell'Adige, voi certamente nella definizione che vi hanno dato il suolo rimarrebbe comunque confinato in pochi metri, perché al di sotto di questi non c'è ambiente biologico. Tuttavia, voi non trovate materiale parentale sotto l'Adige, perché nella piana dell'Adige, è una piana alluvionale, ci sono 500 metri di sedimento che sono depositati, quindi il bedrock nella valle dell'Adige è 300-400 metri sotto il livello del piano Campania. Questo perché il suolo, naturalmente, vi appunto viene trasportato, non è semplicemente una questione di formazione e di costruzione, come vedremo poi, di vari strati che chiamiamo orizzonti, ma è anche la questione di trasporto e di deposizione. Quindi abbiamo definito che cos'è il materiale parentale, sono le rocce dalle quali si forma il suolo e in particolare il substrato è il tipo di roccia che genera il suolo. Il suolo è la parte superficiale che contiene elementi vitali. Se noi andiamo ad osservare come è fatto il suolo, poi vedremo anche delle foto su questo, osserviamo che il suolo tende in alcuni casi a formare degli strati ben distinti, distinti per composizione di materiale, per presenza o assenza di acqua, per struttura, per acidità, per tipo di sostanze chimiche che sono presenti. Dal nostro punto di vista, cioè della gestione dell'acqua, solo alcune di queste caratteristiche sono, diciamo, rilevanti. Altre però sono rilevanti per l'agricoltura e in generale per la gestione degli ecosistemi. Quindi quando noi tagliamo una sezione di suolo stiamo facendo un profilo di suolo e nel suolo possiamo distinguere degli orizzonti. Per esempio questi sono dei suoli peraltro piuttosto semplici, cioè qui abbiamo un suolo di montagna in cui c'è un substrato molto sviluppato e un piccolissimo strato di suolo. La dimensione tipica è dell'ordine dei centimetri qui. Ma in generale sui versanti montani il suolo non è mai estremamente profondo, si tratta di suoli di al massimo pochi metri, cioè no, il suolo in sé pochi metri, il sedimento comunque non è mai molto profondo, non si parla di decine di metri di sedimento nei versanti. Qui in verità si osserva un'altra situazione di materiale parentale in cui il bedrock è stato sotto, qui il fatto che ci siano dei massi più grandi immersi all'interno del suolo è un sintomo tipico del perché quel suolo non è stato generato lì, ma è stato trasportato da altro. In particolare qui l'insieme di analisi che si può fare porta a dire che questo suolo è un suolo di origine glaciale, questi sono il materiale glaciale che è stato portato e poi depositato. Dal punto di vista nostro c'è una parte importante degli studi che voi potreste fare, per esempio, anche nella magistrale, che riguarda il trasporto di sedimento e quindi tutti questi discorsi acquistano tutta un'altra luce in quella situazione, cioè il sedimento. Noi pensiamo al ciclo dell'acqua, ma il ciclo dell'acqua in realtà non viene da solo, viene insieme con almeno altri due cicli importanti, cioè il ciclo dei sedimenti e il ciclo del carbonio. Poi c'è anche il ciclo dell'azoto, del fosforo, eccetera. Sono tutti interconnessi tra di loro e sono importanti. Qui invece in questa immagine che è di un libro storico tedesco degli anni 30 del secolo scorso, si vede un suolo strutturato secondo orizzonti. E come vedete, come vi dicevo prima, c'è un orizzonte superficiale vegetato che la cui principale caratteristica è che all'interno del colore scuro, segno di presenza di materiale organico, il carbonio tende ad essere nero da solo, ma scuro quando ce n'è tanto dentro,
dei terreni. C'è un orizzonte bianco, albino qui, che potrebbe avere varie origini, e poi di nuovo un orizzonte scuro, di nuovo un orizzonte più chiaro, il materiale parentale che era presente sul substrato roccioso. Qui il suolo vero e proprio è costituito da questi orizzonti, non dall'orizzonte veramente superficiale vegetato, anche se è evidente che la parte di deflusso all'interno di questa parte superficiale rimane comunque importante. Quanto può essere profonda questa parte qua? Potrebbe essere per esempio 5 cm. Poi andremo a definire una quantità che si chiama porosità, cioè l'insieme dei buchi all'interno del suolo, no? La porosità, facciamo una semplificazione che sia il 50% del suolo in questa parte superficiale. Quindi abbiamo 5 cm, 2 cm e mezzo possono contenere l'acqua. 2 cm e mezzo sono 25 mm. Ora voi comparate con la conoscenza che avete sulle precipitazioni. Vedete che 25 mm di precipitazione sono una bella precipitazione. Per esempio, se cade in un'ora. Quindi questo suolo, solo questo pezzettino di suolo, è in grado di contenere e di assorbire interamente una precipitazione anche di una certa intensità quando c'è. E questo poi diventa un elemento rilevante. Se vogliamo classificare i suoli dal punto di vista dei materiali che lo compongono, naturalmente quali sono i materiali, le sostanze più maggiormente presenti all'interno dell'universo? Beh, l'idrogeno, numero uno. Numero due, l'elio. Numero due l'elio, però l'elio per noi non è importante, perché a parte che ce n'è poco sulla Terra, ma l'elio è inerte come materiale. Numero 3, ossigeno. Dunque, il materiale, dunque, come vedete nella tabella che c'è scritto dietro, idrogeno e ossigeno entrano in maniera rilevante. Poi un altro degli elementi più diffusi nell'universo è il carbonio, di cui siamo fatti tutti quanti. Cioè, in realtà, se ci pensiamo, sono fatti di materia molto comune, con le cose più di acqua, di carbonio. E il silicio gode di uno status particolare, perché è uno degli ultimi elementi che si possono formare all'interno delle stelle prima che esplodano come supernove. Per formare elementi più pesanti bisogna che esplodano supernova. Questo stava dentro di una supernova. No, è plastica, non lo so, quella lì è plastica. Pensavo fosse acciaio, ferro, insomma. Però... Ok. E quindi il silicio è un altro materiale che è molto presente. E nelle rocce, quindi, silicati, alluminio silicati, quindi con la presenza anche di alluminio, sono delle presenze costanti. Altri materiali importanti sono il ferro, e il ferro naturalmente poi si presenta con determinate caratteristiche, il carbonio e l'azoto. Quindi abbiamo silicati, alluminio silicati, ossidi di varia natura, carbonati e solfati. Questi sono i nomi che noi sentiamo più spesso. I carbonati spesso sono frutto di attività biologica. Nell'atmosfera primordiale, che è simile a quella presente nell'atmosfera attuale che c'è su Venere, il 98% dell'aria era composto da CO2. E il fatto che adesso la nostra aria contenga ossigeno è il frutto del lavoro delle piante, che hanno sequestrato il carbonio dall'atmosfera e lo hanno immesso all'interno del loro corpo e via via poi introdotto in tutti gli altri cicli biologici. Quindi molta parte dei carbonati e persino le montagne che vediamo, magari traguardando qua vediamo
senza andare su questa lunghezza cosmica così di tutto il sistema, la formazione del processo di formazione che abbiamo visto, dalla formazione della bedrock all'arrivo della formazione di suolo con sostanze vitali all'interno che sostengono la vita, è piuttosto lento. Questo è un andamento qualitativo per dire che per formare un suolo come minimo ci vogliono 100 anni come ordine di grandezza, ma in alcune situazioni, per esempio in casi magari in cui non c'è l'acqua che fa da reagente che stimola quel processo che si chiama weathering, che è un termine bellissimo secondo me, che è l'azione degli agenti atmosferici che formano il suolo, weathering. Possono volere anche 100.000 anni a formare un suolo. Quando voi fate un garage e tirate via il suolo e lo buttate non so dove, voi sprecate quindi migliaia di anni di lavoro di questo sistema. Certamente noi ci siamo orientati a pensare sempre alla storia come un elemento che procede progressivo, cioè si forma sempre del suolo sempre più profondo e sempre più separato, ma non è necessariamente così. Ci sono anche delle retroazioni sulla formazione del suolo, per cui ci sono anche pedogenesi, si chiamano, regressive. Tutto questo per avere un po' di informazioni generali. Questa potrebbe essere una bella figura che mostra come potrebbe essere un'azione in questi, diciamo, 10.000 anni. Cioè, prima c'è, supponiamo, un vulcano che erutta della lava, per esempio, che sono presenti quindi rocce, in questo caso vulcaniche, l'azione delle piogge prima dal sole comincia la parte di erosione, vi si installa della materia organica, dipende da quale stadio dell'evoluzione della Terra siamo, ma diciamo relativamente recente. La formazione di materia organica aiuta attraverso anche processi fisici, la disgregazione delle rocce superficiali, si forma degli orizzonti, si formano particelle anche che hanno dimensioni diverse, quella che poi chiameremo struttura dei suoli, no, tessitura dei suoli, scusate. Particelle di forma diversa migrano anche attraverso, anche se stesse molto lentamente attraverso l'orizzonte, e per esempio si forma un orizzonte separato in cui ci sono particelle più solubili e magari più sottili che si depositano verso il basso, quindi compaiono due orizzonti A e B e via di questo passo. Come possiamo cominciare a guardare quantitativamente il suolo? Beh, il suolo, poi andremo anche a fare, poi ci sarà una serie di slide tutte di definizioni, ma il concetto è già chiarito da questa fotografia qua che vedete qua. Cioè abbiamo la profondità sulla verticale, la superficie, vedete un metro, due metri. Che cosa distinguiamo? Distinguiamo intanto il suolo come un materiale multifase che contiene certamente una fase minerale o comunque non semplicemente minerale, potrebbe esserci anche della parte organica però fissata sulla parte minerale molto. E questa costituisce magari in superficie zero, poi decresce ma si attesta attorno al 50%, vedete qui la parte minerale, proprio nei primi millimetri, centimetri della superficie. Dentro la parte minerale presenta quindi dei pori, dei buchi, dei meati. All'interno di questi buchi, di questi meati, che cosa sono? Noi li chiameremo pori. All'interno dei pori c'è l'humus, cioè che è in sostanza un suolo che contiene una grande parte di sostanza organica. C'è una parte di biologica, spesso questi pori sono anche completamente occlusi per esempio da batteri, da funghi, da componenti anche grandi di radice, cioè living biota, questo significa,
in realtà neanche solo molto recentissimamente nella teoria idrologica questa parte di living biota è entrata nella descrizione del moto dell'acqua, nella parte che io farò poi, per quanto la ritengo anche relativamente moderna, però non parlo mai di living biota, assumo che praticamente questo non ci sia. In realtà ha una funzione rilevante sia nel trattenimento dell'acqua sia nel flusso dell'acqua. Poi c'è la porosità vera e propria, se volete, che è formata sia da gas, che qua sono secondo me propriamente messi da questa parte, cioè aria, e acqua, che qui non è chiamata acqua, ma propriamente è chiamata soluti, perché l'acqua che si trova dentro il suolo, quando ci rimane per un po' di tempo, si carica di sostanze chimiche, che possono essere silicio, può essere ferro, quelle che ci sono, parte minerali e parte anche organiche all'interno del sistema. E naturalmente il fatto che siano delle soluzioni e non dell'acqua pura, anche questo avrà un significato dal punto di vista, avrebbe un significato dal punto di vista idrologico, che però noi per il momento trascuriamo, ma è un tema aperto per la vostra ricerca futura, se volete. È una cosa che abbiamo visto, cioè che quindi il suolo si forma, no? Vi ho anche accennato il fatto, facendovi l'esempio del fiume Adige, che il suolo si forma in un luogo e poi può venire trasportato, così come il sedimento. E a volte, se vogliamo, c'è un'ambiguità, qui il suolo forse non è veramente suolo, ma è suolo più sedimento, cioè in cui c'è sostanza, anche non organica, insomma, in misura. Come vedete qui, nei vari punti della topografia, ci sono vari processi che agiscono nella formazione dei suoli, nel dilavamento dei suoli, nel trasporto del sedimento. E quindi in ogni punto il suolo ha un profilo diverso. Questi, così nella letteratura contemporanea, si chiamano soilscapes. Sono degli orizzonti che vengono tracciati e, come vedete, se l'acqua si deve muovere, se il mezzo è importante, evidentemente l'acqua si dovrà muovere in modo un po' differente dentro ciascuno di questi punti. La morale è che noi dovremmo avere una conoscenza dettagliata per descrivere il moto dell'acqua all'interno di questo sistema, non solo delle proprietà fisiche dell'acqua in sé, non solo delle proprietà astratte come può essere la porosità, ma anche di come si viene a strutturare questo sistema di suoli e di paesaggio. Come rappresentativo di quello che vi ho mostrato prima, vengono prodotte delle carte dei suoli. Le carte dei suoli però nascono nella produzione, diciamo, cartografica in ambito agricolo, perché le carte dei suoli, alcuni suoli sono più adatti per certi tipi di piante. Per esempio, se c'è qualcuno della Val di Non, qua riconosce uno che Romallo è in Val di Non. C'è qualcuno della Val di Non? Eccolo lì. Perché c'è una bella carta dei suoli della Val di Non? Perché in questa zona, se voi ci andate, è una zona con una tradizione agricola molto forte nella coltivazione delle mele, e quindi i suoli sono importanti per capire come gli alberi di melo, in questo caso, crescono. Il fatto che io mi sia soffermato a descrivervi questa cosa, che le mappe dei suoli nascono in una tradizione agronomica e quindi con un orientamento destinato alla gestione delle piante, non è secondario. Infatti sarebbe bello che queste mappe dei suoli avessero poi anche un significato idrologico, ci permettessero per esempio di calcolare meglio quali sono i flussi dell'acqua. Però questo matrimonio tra l'agronomia e l'idrologia non è ancora ben avvenuto, diciamo che convivono ma non si sono ancora maritati l'idrologia e l'agronomia del tutto, nel senso che l'informazione agronomica
non sempre poi porta con sé quelle informazioni che sono necessarie per noi per descrivere i flussi. Sarebbe necessaria un'informazione anche più di dettaglio di questo tipo, che è appunto un po' escape come quella che vedete prima. Poi c'è tutta anche una classificazione dei suoli, no? Hot soil, left soil, così, che per noi non hanno un significato diretto di natura idrologica, ma appunto ha a che fare con l'insieme delle cose per cui i suoli sono importanti. Per quel che riguarda l'acqua, venendo più appresso a noi, come noi percepiamo questo problema, venendo appresso all'acqua, quando noi partiamo, che cosa abbiamo? Abbiamo per esempio una cosa di questo tipo, in cui abbiamo della roccia non consolidata, il materiale parentale, il suolo che man mano si viene a formare, ma noi lo dividiamo in tre zone. Nella zona di falda freatica, cioè un po' dove i pori sono completamente, falda significa i pori sono completamente riempiti di acqua. Lì c'è una falda che può essere freatica se la sua superficie è in contatto con l'atmosfera e ha la pressione atmosferica. Come capiremo meglio dopo, guardiamo i suoli come se avessimo degli occhiali un po' smerigliati, nel senso che il suolo lo descriviamo attraverso alcune sue proprietà statistiche. In particolare non andiamo a descrivere le dimensioni di un poro, immaginatevi un cubo di suolo grande 10 cm cubici, abbiamo dei pori grandi e dei pori piccoli all'interno di questo, e abbiamo in generale una distribuzione dei pori in cui si muove l'acqua. E noi però vediamo questo cubetto come se fosse un elemento unico di cui descriviamo alcune proprietà fisiche che poi andiamo a definire e che ci permettono di descrivere il moto dell'acqua. Una sola proprietà qui dentro, però dentro c'è una grande confusione, una grande varietà di elementi. Per cui succede che proprio per questa ragione di varietà l'acqua non è poi ben separata, non abbiamo la falda acquifera ben separata dalla zona non di falda, ma l'acqua per capillarità sale di più nei pori più piccoli, mentre rimane più bassa nei pori più grandi. Si viene così a stabilire al confine tra la falda e la zona in satura quello che si chiama capillary fringe o frangia capillare. È una zona in cui alcuni pori sono completamente riempiti ed altri pori, quelli che sono pienamente riempiti, sono quelli più piccoli, e altri pori invece sono vuoti. Non possiamo veramente dire, cioè in questa frangia ci sono alcuni pori che sono saturi e altri pori che non sono saturi. Però non è... Poi questo lo capiremo meglio anche attraverso altri grafici. Sopra la frangia capillare invece abbiamo dei suoli che sono non saturi, cioè i pori non sono completamente riempiti, ma non c'è neanche questa divisione in cui i pori più piccoli, per esempio, sono pieni di acqua, i pori più grandi sono vuoti. Tutti i pori sono parzialmente riempiti di acqua. Questa si chiama zona insatura. Nella zona insatura, anche dal punto di vista idrologico, una parte particolare ce l'ha la zona delle radici, o root zone, perché questa è dove pescano le piante per vivere. E quindi poi è, se vogliamo, la zona radicale è la zona che è responsabile della traspirazione, per esempio, delle piante. Se la vediamo semplicemente dal flusso delle acque. In sintesi, il suolo è un elemento multifase. È un elemento multifase in cui possiamo avere abbiamo la presenza di particelle di suolo, cioè di materiale minerale, ma in generale anche misto ad organico. Abbiamo acqua liquida,
possiamo avere anche acqua condensata, cioè ghiaccio all'interno del suolo. È chiaro che un suolo ghiacciato ha proprietà idrologiche e anche meccaniche ovviamente differenti da quelle di un suolo non ghiacciato. In questa serie di lezioni noi queste parti di ghiaccio speriamo che non ci siano, perché complicano la descrizione, mi servirebbe un paio di settimane solo a spiegare come funziona il ghiacciamento del suolo. Poi naturalmente abbiamo l'aria. Allora normalmente io chiamo QA il volume dell'aria, V il volume del ghiaccio, VW il volume dell'acqua come water e VG il volume delle particelle come ground. Volumi e masse. Se dividete le masse per i volumi ottenete la densità di ciascuno degli elementi. Questa non è una rappresentazione spaziale del suolo, come una distribuzione verticale del suolo, è semplicemente come un diagramma a torta, se vogliamo, in cui in questo caso non è neanche separato, sono gli elementi che compaiono all'interno. E questa finisce, diciamo, la parte generale del